Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta al forno pasticciata. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pasta corta, salsa di pomodoro, cipolla, scamorza tagliata a cubetti, mortadella tagliata a cubetti, salame tagliato a cubetti, concentrato di pomodoro, uova sode, parmigiano grattugiato, sale, olio, basilico e pepe nero. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il concentrato di pomodoro, la salsa di pomodoro, il basilico, il sale e il pepe ed azionare il bimby per 15 minuti, 100 gradi, velocità 1. Nel frattempo, cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. La salsa è pronta, condire la pasta. Aggiungere la mortadella. Ed il salame. Ed amalgamare bene. Mettere una parte della scamorza. Ed amalgamare bene. Trasferire metà della pasta in una pirofila da forno. Mettere le uova. Il formaggio. Il parmigiano. Mettere il resto della pasta. Mettere il parmigiano. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti. Pasta al forno pasticciata. Grazie e alla prossima ricetta.